If you've been here before, chances are you've missed something, hidden behind the hustle and bustle of Florence's famed streets. Small windows and sounds of little bells reverberating around the famed vineyards. This is the story of the Bacchetta del Vino, or to you and I, Florence's wine windows. Il mio nome è Matteo Faglia, sono il presidente dell'associazione Bacchetta del Vino che ho fondato 8 anni fa. Il momento in cui mi sono innamorato di queste finestrine che si aprono sui palazzi è nata la mia passione. Ok Matteo, take us back to the beginning. Allora, la storia inizia nella seconda metà del Cinquecento. Le famiglie nobili fiorentine hanno avuto il permesso dal Granduca di vendere il loro vino, cioè quello prodotto nei territori che loro avevano coltivato a vigna fuori dalla città, il loro vino dal loro palazzo, senza pagare tasse. There was, however, a use for the wine windows that nobody had foreseen. Durante il periodo della peste sono stati importanti perché permettevano la vendita di non solo del vino ma anche di altri alimenti in modalità anticontagio. Fast forward 400 years and history began to repeat itself. Questa buchetta alle mie spalle è della gelateria Vivoli che durante il lockdown nel 2020 ha avuto per prima l'idea di riaprirla e di riutilizzarla e poi l'esempio è stato seguito da altri locali. Places like this one. Benvenuti a Pietrabianca, questo è il nostro ristorante. Io mi chiamo Nicola Cancelli e sono titolare con mia moglie e i miei figli di questa nuova avventura che abbiamo aperto a Firenze. Allora, la Bacchetta del Vino era già esistente, però non era funzionante con il vecchio gestore. Di lì ha preso piede e poi, perché la gente quando viene suona, apri, sbalordita, ti saluta, ti sorride. Somministriamo tutto, pagano dalla Bacchetta. Ah, noi serviamo Aperol Spritz, Moncello Spritz. Questo è un vino rosso, il Chianti, tipico di Firenze e della Toscana. Ciao, posso avere un bicchiere di Chianti, per favore? Ci lavoriamo e devo dire che ci divertiamo anche, perché è molto bello avere rapporto con la gente che ti apre, ti sorride. Grazie, grazie mille. Si è riscoperta una cosa antica dove gli antichi facevano uso di queste cose qua. Veramente una cosa bellissima. Ciao! Alcune Bacchette del Vino che sono a livello del marciapiede, perché da qui si andava direttamente nella cantina dove c'era l'oste che porgeva il fiasco, prendeva il fiasco di vino e lo riempiva e lo restituiva al cliente. No, il motivo per cui abbiamo deciso di fondare un'associazione è perché ci siamo resi conto che questa parte di storia fiorentina che è durata 4 secoli era un po' dimenticata, mentre adesso siamo arrivati a censirne 180 nel territorio del comune di Firenze e un centinaio fuori da Firenze nel resto della Toscana. Sono molto orgoglioso del fatto che quando abbiamo cominciato nessuno le conosceva, adesso le conoscono tutti.